Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Oggi studiamo Se ti potessi dire di Vasco Rossi, l'ultima canzone di Vasco uscita qualche giorno fa. Prima di iniziare vi invito a iscrivervi al mio canale YouTube e di seguire tutti i link in descrizione che vi riportano ai miei social, quindi anche la pagina Instagram e la pagina Facebook. Farò due versioni, una come l'originale e una semplice per i chitarristi principianti. Ci sono solo quattro accordi e sono questi: il Mi maggiore, il La maggiore, il Fa diesis minore e ancora un La maggiore. La ritmica è abbastanza difficile, soprattutto perché è molto veloce, che è questa. Dobbiamo suonare in questo modo. Proviamo ad eseguire la prima strofa della canzone con questi accordi e con questa ritmica. Immediatamente dopo suoneremo invece la versione facilitata. Se ti potessi dire quante volte ho voluto morire, quante volte camminando sul filo sono stato, sono arrivato vicino all'inferno della mente, quell'inferno che esiste veramente. Se ti potessi dire quante volte ho pianto per capire, quante volte sono stato sul punto di lasciarmi andare all'inferno della mente, quell'inferno che esiste veramente. Nella versione facilitata trasformiamo gli accordi. Posizioniamo il capotasto al secondo tasto e suoneremo con accordi ancora più semplici, che sono questi: il Re maggiore, il Sol maggiore, il Mi minore e il Sol maggiore. Anche la ritmica sarà più semplice, eseguiremo per due volte questo ritmo: giù, giù, su, su, giù. Quindi due volte di seguito, un Re, due sul Sol, due sul Mi minore e ancora due sul Sol. In questo modo il brano diventerà semplicissimo. Proviamo a cantare la prima strofa con questi accordi semplici. Ricordate di posizionare il capotasto mobile sul secondo tasto. Se ti potessi dire quante volte ho voluto morire, quante volte camminando sul filo sono stato, sono arrivato vicino all'inferno della mente, quell'inferno che esiste veramente. Se ti potessi dire quante volte ho pianto per capire, quante volte sono stato sul punto di lasciarmi andare all'inferno della mente, quell'inferno che esiste veramente.
E con questo è tutto, vi ringrazio per l'attenzione, vi chiedo di mettere il solito like sotto il video, ci vediamo al prossimo tutorial, ciao! Per iscriverti al mio canale YouTube, clicca qui. Per seguire altri video tutorial, clicca qui.